I pirati sono a bordo, ma noi stiamo tutti bene. Lo ha assicurato Agostino Musumeci, il comandante della Enrico Jevoli, la petroliera sequestrata del Golfo di Oman. A riferire il contenuto della telefonata, l'armatore e amministratore delegato della Marnavi S.p.A., Domenico Jevoli. Fra i 18 membri della nave sequestrata c'è anche un pugliese originario di Molfetta e residente a Bisceglie. Si tratta di Francesco Bacchiani, sua moglie e il figlio di 10 anni sono a casa. Gli attendono che il telefono squilli e che dalla Farnesina comunichino loro che ormai è tutto passato e che Francesco con il resto dell'equipaggio è libero. In attesa però di questa buona notizia, la famiglia Bacchiani si è chiusa in uno stretto riserbo, nonostante, come ha assicurato una vicina di casa al citofono con la nostra Anna degli Aturi, le rassicurazioni dell'armatore Domenico Jevoli sul loro stato di salute. Signora non è disposta a parlare perché potete capire in che stato d'animo è. Sì, comprendiamo, signora. Semplicemente volevamo parlarle di persona senza forzare e capire, insomma, che notizie avete La voi. poverina è disperata, io sono scesa come ho saputo la notizia, però non ha voglia adesso, lasciatela un po' tranquilla. Signora, lei è una parente? Sono un'amica, una vicina di casa. Ci può dire che notizie ha la famiglia? Adesso abbiamo sentito dal telegiornale che il capitano ha detto che stiamo tutti bene, tutto qui. Volevamo soltanto incontrarla, anche a telecamere spente, Ma non signora. vuole, ha detto che non vuole parlare con nessuno. Mi dispiace, scusateci però. Quindi le uniche notizie che avete voi è Le che... abbiamo prese in questo momento, 2 minuti fa, dal telegiornale. Loro non sono riusciti a mettersi in contatto con voi No. e non state tentando nemmeno voi. Cioè, avete magari provato a chiamare ad un cellulare del signor Francesco Bacchiani? Ha provato a chiamare mamma sul cellulare, il papà? Non prende. Dice che la linea non è disponibile. Ho La rete capito. non è disponibile. Ha chiamato la Ho mamma. capito.